Il tumore del colon retto è una delle neoplasie più diffuse sia nell'uomo che nella donna e una di quelle che negli ultimi anni ha assistito a netti miglioramenti della sua gestione e della sua prognosi a lungo termine. I primi miglioramenti sono stati portati dall'introduzione e dalla diffusione dello screening, che permette non solo la diagnosi precoce, ma anche la cura di polipi benigni prima che essi diventino maligni. E anche al miglioramento di tecniche sia chirurgiche sia radiologiche sia di tipo chemioterapico che hanno consentito di offrire una migliore possibilità di cura ai pazienti. Nel caso in cui attraverso lo screening oppure per l'insorgenza di sintomi come dolore addominale, modifiche nell'evacuazione oppure perdite ematiche ci sia un riscontro di neoplasia colica, in questo caso il paziente verrà preso in carico dalla figura che meglio potrà rispondere in quel momento al suo bisogno di cura, a partire dal gastroenterologo fino al radiologo che ci definirà meglio l'estensione della malattia, quindi il chirurgo che ha un ruolo chiave nella gestione del tumore intestinale e l'oncologo insieme al radioterapista. Nel caso di malattia localizzata, il primo approccio sarà sicuramente quello chirurgico, che in alcuni casi nel tumore del retto medio-basso può essere preceduto da una breve fase di chemioterapia e radioterapia. Una volta effettuata la chirurgia, si valuterà attraverso l'analisi dell'esame istologico il rischio di ricaduta di malattia per quel singolo paziente e, nel caso in cui fosse utile o necessario, l'oncologo proporrà un trattamento post-operatorio con il fine di ridurre il rischio di ricaduta. Questo trattamento viene chiamato chemioterapia precauzionale o adiuvante. Nel caso in cui invece non sia possibile procedere subito all'inizio con una chirurgia perché l'estensione locale della malattia oppure la presenza di lesioni in organi distanti dall'intestino non lo consentono, in quel caso l'oncologo inizia fin da subito con la presa in carico del paziente che si attuerà attraverso la somministrazione di un trattamento chemioterapico ritagliato sul singolo paziente in base all'età, alle altre patologie e alle condizioni cliniche generali, oltre che ovviamente all'obiettivo di cura. A questo trattamento chemioterapico, quando possibile, verrà affiancato un trattamento biologico con farmaci mirati che collaborano con la chemioterapia con l'unico fine di colpire nella maniera più efficace possibile le cellule tumorali. Fortunatamente oggi passi in avanti sono stati fatti anche nella gestione degli effetti collaterali di questi trattamenti. Sono effetti collaterali che conosciamo molto bene e per i quali oggi sono stati sviluppati farmaci da usare, diciamo come antidoti, che sono molto efficaci nel ridurre la nausea e il vomito, la diarrea e anche l'abbassamento dei globuli bianchi e dei globuli rossi. Grazie a questi trattamenti di supporto che veramente si sono perfezionati negli anni, oggi possiamo dire di offrire un trattamento tollerabile ai nostri pazienti e di essere costretti molto raramente a doverlo interrompere per l'insorgenza di effetti collaterali.